Ha vinto tutto con la Teodora negli anni 80 e 90 ed è stata un pilastro della nazionale femminile di volley. Ora la ravennata Emanuela Benelli insegna ai giovani e ha fondato l'Accademia per Palleggiatori. L'ha incontrata Simonetta Martellini al Jump Camp di Cattolica. Quindi la palla deve entrare bene nelle mani e perché esca per essere un palleggio, le dita le dobbiamo usare come se fossero degli elastici in tensione che prendono la palla e la mandano via. Lezione numero 1 di Manu Benelli, che si prepara a istruire e coccolare i palleggiatori nell'accademia a loro dedicata. E la lezione più avanzata qual è? È quella di come si fa a diventare un campione. Lei lo sa bene come si fa. 11 scudetti consecutivi con la Teodora Ravenna di pallavolo, 6 Coppe Italia, 2 Coppe dei Campioni, un mondiale per club. Un mito negli anni 80 e 90, per 325 volte anche in azzurro. Oggi Manu Benelli, 51 anni, allena giovani e giovanissimi, anima le estati dell'organizzazione Jump Camp e da agosto si dedicherà alla sua accademia. La mia idea è quella di costruire dei palleggiatori. Ognuno con le sue caratteristiche. Una scuola di alta specializzazione, insomma, aperta a dilettanti e professionisti di un ruolo determinante, per dare loro tutto quanto lei stessa ha avuto o desiderato, grazie al rapporto speciale con un altro grande, l'allenatore Sergio Guerra. Passavo anche dei pomeriggi nel suo ufficio a parlare di come fare per risolvere dei problemi della squadra. Guerra la stimò e la sostenne nonostante le critiche per lo stile lontano dai canoni, alzatrice, mai con la palla sopra la testa. La risposta di Guerra fu: è il tuo bello, ed è stata la mia fortuna. Quindi, se avessi avuto un allenatore un po' ottuso, probabilmente io avrei fatto qualcos'altro, insomma. Forse il libero, che allora non c'era.